Carissime anime vive, il mio sincero saluto per trovarvi qui con questo nuovo video che ha il solo intento di stimolarvi e cercare quanto la narrativa del credo nelle istituzioni, delle religioni, della politica, delle informazioni ha il solo scopo di indirizzarvi a pensare come vogliono altre entità. Ascoltate la vostra anima, non quello che hanno inventato per allontanarvi da essa. Stavo leggendo questa frase nella Bibbia Cei da Salmi capitolo 24 versetto 1. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. E mi sono chiesto come fa ad esistere la parola universo. La Nuova Diodati infatti scrive: all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, non l'universo. Anche la nuova riveduta non accenna ad universo ma mondo. Infatti la parola universo non esiste, c'è mondo come potete leggere qui. Solo la CEI ha tradotto universo dal termine mondo. A questo punto è doveroso, come ho già fatto diverse altre volte nei precedenti video che trovate su Indice Alfabetico sotto le voci versetti, di fare una ricerca sulla Bibbia interlineare. Ma la CEI quando è stata fondata? Nel 1952. Sarà un caso che si tratta proprio degli anni in cui hanno iniziato le attenzioni allo spazio? Ma è solo una mia idea. Oggi mi sono imbattuto nel termine che tutti amiamo, amore, e con stupore ho scoperto che nelle traduzioni non sempre la parola amore è scaturita dalla stessa parola. Fate le vostre considerazioni. Non dovete seguire nessuno, nemmeno me, ma i vostri sensi, la vostra anima, non i ragionamenti indotti da altri e assolutamente mai i giudizi degli altri. 1 Pietro 4:8, Conferenza Episcopale Italiana. Soprattutto conservate tra voi una grande carità, perché la carità copre una moltitudine di peccati. La nuova Diodati, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. La nuova riveduta, soprattutto abbiate amore verso gli uni e gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Testimoni di Geova, soprattutto abbiate intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Ma l'interlineare scrive: charity, beneficenza, carità, elemosina, benevolenza, opera pia. Perché hanno tradotto amore da carità? Efesini 4:2, Conferenza Episcopale Italiana. Con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore. La nuova Diodati, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. La nuova riveduta. Amore, testimoni di Geova, amore, Efesini, sempre l'interlineare, love, amore, affetto. Romani 12:9, Conferenza Episcopale Italiana. La carità non abbia finzioni, fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene. La nuova Diodati, l'amore, sia senza ipocrisia, detestate il male, attenetevi fermamente al bene. La nuova riveduta 2006, la vita cristiana, l'amore sia senza ipocrisia, aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Testimoni di Geova, il vostro amore sia senza ipocrisia, detestate ciò che è malvagio, attenetevi a ciò che è buono. L'interlineare, love, abbiamo già detto, amore, affetto. Colossesi 3:14, Conferenza Episcopale Italiana, al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione, la nuova Diodati, rivestitevi d'amore, la nuova riveduta, vestitevi dell'amore, testimone di Geova, rivestitevi di amore. E ancora una volta l'interlineare mi dà carità. Ora, io non voglio fare delle disquisizioni, ma mi sembra che beneficenza, carità, elemosina, benevolenza, opera pia sia una cosa ben diversa da amore.
Ora abbiate pazienza, ma io penso che la carità sia ben lontano dall'amore. Proverbi 17:17, Conferenza Episcopale Italiana. Un amico vuol bene sempre, è nato per essere un fratello nella sventura. La Nuova Diodati, l'amico ama in ogni tempo, ma un fratello è nato per l'avversità. La Nuova Riveduta, l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Testimone di Geova, il vero amico ama in ogni circostanza e si dimostra un fratello nei momenti difficili. L'amico dal vero amico, qualche differenza c'è. L'interlineare, a friend loveth, loveth, ama. L'amico ama. 1 Corinzi 13:13, Conferenza Episcopale Italiana. Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grande è la carità, la Nuova Diodati. Fermatevi, guardate voi le varie cose, potete leggere. Anche qui, ancora una volta, abbiamo tradotto, o meglio, non abbiamo, hanno tradotto la parola carità, charity, con amore, e tutti d'accordo, ma se la parola è carità, ora sarà l'interlineare sbagliata? Mistero della fede. Veniamo a questa. 1 Giovanni 4, 18, 19, Conferenza Episcopale Italiana. Qui sono tutti d'accordo, guardate, tutti perfetti. Nell'amore non c'è timore, al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Tutti belli d'accordo. La cosa interessante qua, guardate che è bellissimo perché tanti credono che il contrario della parola amore sia odiare, ma non è vero, il contrario della parola amore è paura, ok? Pertanto quando vi mettono paura significa che non riuscite più ad amare, ok? Tutto è perfetto in questo, tutti hanno tradotto in maniera corretta. Giovanni 15:13, Conferenza Episcopale Italiana, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. La Nuova Diodati, nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. La Nuova Riveduta, nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Testimoni di Geova, nessuno ha un amore più grande di chi cede la vita per i suoi amici. L'interlineare, infatti, dice l'amore, l'affetto. Ok? Ho sottolineato, o meglio, ho evidenziato la parola is life. Perché lo vedete nella traduzione dei Testimoni di Geova. Nessuno ha un amore più grande di chi cede la vita. E c'è un asterisco. Sapete cosa c'è sull'asterisco? La parola o anima. Vuol dire nessuno ha un amore più grande di chi cede l'anima per i suoi amici. Ora, se siete d'accordo su questo, mi sa che c'è qualcosa che non va bene. L'anima non si cede a nessuno, neanche al nemico, cari testimoni di Geova.